Ciao ragazzi che blast, ancora una volta oggi giochiamo in a Enasum 11, il primo capitolo, questo perché ho piacere a completare queste ultime sfide poste da Silvia, per poi tentare in un futuro video, quando me la sentirò, quando avrò tempo, voglia e anche la squadra a disposizione, l'Ultra Zeus, che io non pensavo esistesse, l'ho scoperto dopo 12 anni da quando ho questo gioco circa. La prima partita sarà contro la Farm. In live recentemente realizzai proprio qualche amichevole. Ci siamo resi conto quanto la Royal fosse complessa da battere. Mentre la Kirkwood vedremo così come la Farm e la Zeus. Battemmo la Shuriken, dico al plurale perché mi piace sempre eh, utilizzare come se giocassi non solo io, ma anche voi, in maniera piuttosto semplice 6 a 0. Vedremo con la farm Shuriken e Zeus effettivamente se questo si ripete oppure no. Chiunque l'ascolto, se qualcuno volesse fare una nuova grafica adattata a Inazuma Eleven 3 Mi mandi il PSD tramite mail, me la scrive eventualmente la sua io eh, gli mando il mio contatto Non si sa mai, non voglio alzare gli animi dicendo Ma Inazuma Eleven 3 2023? No, non è questo il mio scopo Però, non si sa mai, effettivamente l'altro gioco che oltre l'uno mi piacerebbe portare ogni tanto sporadicamente, è, è proprio il 3 perché mi sono reso conto, tutti i capitoli, che il 3 forse è il migliore, oggettivamente, ed è quello che meno ho giocato. Ho giocato più al go del 3. Incredibilmente, perlomeno nelle mie fasi di vita e di gioco. Quindi, se qualcuno volesse realizzare una grafica con la webcam, schermo inferiore, schermo superiore, dove volete, basta che sia carino, qualche dettaglio, un po' come fece Andrew, mago della grafica di questa maschera, benvenga. Io sarò molto lieto di farlo anche per fare un bene a tutti. Dunque, questa qui è la Farm, eh? squadra avversaria di cui ha ah, però il portiere al 45. Non so se la difesa a 66 è tanto poco, ma il resto della squadra è davvero basso. Quindi, secondo me, la sparo. Ma potrebbe essere che la difficoltà cominceremo ad averla quando si parlerà di Zeus. Prima di quel momento, dubito che vi sia eventuale. Difficoltà o criticità, anche perché come riusciamo ad andare in porta è piuttosto semplice. Ed è questo il motivo sul perché io definisco in Azuma Eleven 1 il primo capitolo quello meno stimolante. Ma ripeto: da quando scoprì solo dopo 12 anni, che effettivamente il gioco desse la possibilità di sfidare e provare a battere l'Ultra o Zeus, io mi sono catapultato tutto questo videogioco perché non pensavo. Ultra Zeus che pare essere a livello 80 se non di più Lo scoprì navigando su internet Perché la wiki è sbagliata Poi vedi qualche video e ho scoperto proprio di questo La wiki dice soltanto che ci sono delle proto-amichevoli Delle pro amichevoli di prova, chiamate così Da Silvia, da appunto dalla Occult più o meno a Secret, Service, uh, Secret Service, no Secrets. oddio C'era Secret Service o Secret Service nel 2001? La Secret Service era quella di Victoria, non dovrebbe esserci. La Strizzelli, sì, penso di sì. Mi viene in mente ora il recente quiz che realizzammo in live con il farolato, con Bjorn, con Corrado e con Aldo, Rising Carrion. E ora per un attimo. Mi sono sentito un po' sotto pressione. Come se dovessi rispondere alla domanda giusta. Un bel videogioco, un bel quiz, quello messo appunto dal farolato in, in mostra. Solo che non fa molto per me, perché io. Una persona ansiolitica Quando si sente in ansia Sbaglia Poi comunque non è che io sono un mastro Conoscente E esperto in Ultimate 11. Do quell'idea giocando da 12 anni a questo gioco Ma mi, mi rendo umile dicendo Che poi non è falsa modestia Ma è umiltà e onestà Che onestamente Appunto non ne so così tanto come si crede ah, Io amo il videogioco Ma l'anime lo ricordo relativamente Il manga non l'ho mai letto Le varie curiosità su a chi eroino, sulla level 5, sulla Hulk, non so, nulla. Non ricordo niente, ricordo solo un po' le date, per cui... Comunque, l'iniziativa fu molto valida. Dunque, se qualcuno mi chiedesse perché ho questo fulare in testa, questo scaldacollo, volevo sentirmi un po' ciò oggi, sperando che la sua forza arrivi a Mark. Per chi ricorda la live giocata qualche giorno fa sul canale, non potrà dimenticare appunto come Sanford mi fece gol. Sanford senza tecnica, senza furore, fece gol a King con tecnica e furore. Quindi, che la forza di Ochoa del portiere Salentino. Che di Salentino non ha nulla se non nell'essere suo portiere, da poco trasferito appunto da non so dove, da una squadra che non conosco. Poi di calcio me ne intendo, ma molto relativamente. E quindi spero che la sua forza, la sua duttilità, la sua acrobazia, il suo ingegno mi aiuti nel non prendere gol. Io vorrei onestamente vincere 5-0. Lo dico a parole tonde, cubitali, chiare, perché siamo qua per, per battere non solo le tre squadre, ma per batterle in maniera dignitosa. 2-0, il primo gol lo feci in poco tempo, secondo mi distraetti parecchio, quindi... Adesso devo mettermi sotto per comunque fare tre gol nel secondo tempo, a meno che io riesca a fare un terzo nel primo tempo, cosa comunque probabile, non è così scontato. La Farm è una squadra che non lo so, non mi ha mai detto niente, mi sembra la classica squadra sparsa nei vari giochi di AZUM 11, buttata un po' a caso, seppur facente parte del torneo, e quindi in realtà viene ricordata dal fandom, perché non si può dimenticare. Qua rischiavo di andare in fuorigioco, a Jude. Ho preferito comunque evitare il passaggio. Quindi la palla è persa ugualmente. Spezza ginocchia, aiaiai! Ai. Ma fai fallo. Eh, questo è fallo, si vedeva da qua, era evidente. Fossimo nella vita reale, quello lì è un fallo da radiazione dal mondo del calcio. Vediamo se riesco a prendermi la, la vendetta con Kevin. Beh, ma è molto facile. Proprio gliela metto al volo. Però, se Grini provasse a parare con una tecnica, forse mi divertirei anche un po' di più anch'io e chiunque l'ascolto, se invece Green non usa tecniche no, ci prova, vediamo lui ha furore, è l'unica possibilità che ha secondo me di parare ok, molto bene mi piace, preferisco così, anche se ricordo contro la Royal eh, a volte le parate sono talmente casuali, così come i tiri e le varie possibilità di, di fare gol che preferirei invece fosse un pochino più schematico, un pochino più programmatica l'eventuale parata oppure no quindi prevedibile non improvvisa e letteralmente a caso l'avversario si pone dunque su una momentanea sconfitta di un primo tempo deludente a parte l'unica parata realizzata con moraia infinita complice sicuramente anche il furore noi l'abbiamo ancora a disposizione quindi spero esso possa darci solo che aiuto Jack col muro di roccia passa o meglio difende su Roast Dovrebbe essere il capitano Qui non capisco perché un bambino sia già pelato mh, Così a Alla pelle eh, Onestamente quando un bambino si, si rapa a zero Non è che va fino a pelle Va, va, va a scavare la cute eh, Rost è così un bambino Letteralmente pelato Andiamo di trampolino Non ho visto se hanno ancora il furore Perché se lo hanno A questo punto il rischio che Che mi pari c'è se invece no, eh, ce l'hanno ancora. Eh, attenzione, eh. Si fa complessa la sfida se non riuscissi a fare gol ora, eh. Si fa molto complessa, perché ci siamo distratti e Blast, ovviamente, è il re delle distrazioni. È il re delle contraddizioni, il re di tante cose, ma quando si parla di stare attenti, sicuramente non ho invidia. Nessuno deve provare invidia verso di me, ecco. Non ho questo talento. Anche perché giocare, parlare, guardare lo schermo. Sembra un po' complesso. Dunque, ora organizziamoci. Ora entra il bello della sfida. Io spero che Kevin non sia in gioco, Sperando che Axel prenda la palla. Ma ancora la furia dell'avversario. Mi pare di no. Potrei cominciare a attivarlo io, eh. Anche se avrei potuto attivarlo al tiro precedente. Non ci ho pure niente pensato. Eh, ce la fa Talisman, dubito. Però proviamoci. Ok, tieni la palla a non fare fallo Tieni la palla a non fare fallo Bene, Axel Jude No, oh, la palla Ok, non so perché è andata più in là di dove doveva andare E quindi Kevin E noi tiriamo col furore L'avversario ha un vantaggio elementale Ma Insomma, finché non avesse il furore La farm era facilmente gestibile E il Dragon Crash Non perché sia più scarsa Ma perché è albero Ecco, non vorrei che Seppur stabbata la mossa venisse parata. Ok. 3-0, abbiamo 10 minuti di tempo per segnare altri due. Quindi siamo poco più che a metà della nostra avventura calcistica contro questa squadra che ripeto, a me non dice niente, a parte Roast che è il capitano, non mi ricordo nulla. Magari ha dei talenti inespressi da voler allenare su questo gioco, ma dubito, La è veramente poco analizzata. L'unica infatti che da piccolo non ricordavo. Perché, banalmente, la Shuriken si ricorda. La Kirkwood, per tanti motivi, si ricorda. Anche motivi di trama, con Axel. E la Zeus, ovviamente. La Royal, anche. La Occult, la squadra dei fantasmi dell'occulto. La, la Brainwashing, la magia del cervello. La Otacula, la squadra di Willio, comunque dei suoi amici. Chi è che manca? Ecco, chi manca vuol dire che non me ne ricordo. Ma c'è un'altra, ah, la Wild. La Wild, vabbè, mh, squadra talmente inutile che però si ricorda. La Farm. Tra l'altro non ha manco caratteristiche particolari. La Wild perlomeno sono selvaggi, Liane, Tarzan. Qui niente. A meno che io ricordi. Proviamo la ombra avvolgente. Il tempo si fa tiranno, eh, caro Shadow. Muoviti. Muoviti perché. Siamo solo sul 3-0. Ok. Jude, Axel. Dov'è Kevin? È qui. Bene. Madonna, io. Non so perché ho tirato, ma distinto. Il rischio era di non fare il tiro. E di tirare senza tecnica. E quindi di passare la palla banalmente al portiere. Ok. Il problema è che riuscirò a fare un gol in 5 minuti? Dubito. Dubito. In realtà, mi pare che ci sia riuscito adesso. Perché dal terzo gol al quarto, io impiegai esattamente forse 6 minuti. Eh, vediamo. Non vedo. C'è cioè, il furore davanti a me. Per... Che comunque è meglio che ci sia. piuttosto che non esserci. E non capisco quindi se ci riusciamo o no. Ma noi giochiamo un attimino di astuzia Abbiamo ancora il furore. Jude ci può aiutare. Kevin no. Assolutamente. Quindi Kevin via dalle palle. Mettiamo Max dentro. Axel ci può aiutare. Perlomeno in fase di centrocampo e difensiva. Shadow, ci può aiutare. Joan Talisman, no. Letteralmente no Quindi Eh ma Jim fa fallo Con difesa spirale Poi sarebbe scarso Vabbè mettiamo Jim Ma teniamolo più basso Con la speranza che Che la palla Se arriva a Jim la palla Vuol dire che la partita È persa Cioè è vinta Ma 4 0 Con l'obiettivo perso Se invece la palla Non arriva Oltre i centrocampisti Le possibilità Ovviamente aumentano Dai Ok, forse Shadow. Oddio. Questo io non me l'aspettavo. Shadow era l'unico che do... non doveva prendere il pallone perché non ha tecniche, mi pare, di difesa. Allora, Axa devi correre. Max devi correre. Shadow devi correre. Ti prego. Fall... Non fare fallo. Se fai fallo, beh, è finita. Non l'ha fatto. No, 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 no! Io l'avevo detto di stare attenti. Oh no ragazzi, youtuber si picchia in diretta. Cioè youtuber picchia se stesso in diretta, è bello. Allora, ho un'ultima, ultima letteralmente possibilità. A parte che Max qua rischia fuori gioco. Vediamo, attimi di silenzio. Eh, troppo tempo. Un minuto per fare una tecnica, Jack. No! No, no, no! no. Io l'ho detto L'ho detto all'inizio Sono il re delle distrazioni È incredibile S Sicuramente se non avessi parlato Se non fossi qui a raccontarvi Dei miei sproloqui Io avrei vinto, ma come tutti cioè, Chiunque avrebbe vinto questa sfida 5-6-0 Eppure non ce l'ho fatta Ma non mi interesserà rifarla La rifarò per conto mio Perché non mi sembra neanche necessario Dover basicamente la farla Andiamo contro la Kirifood però adesso con un precedente importante. Ora, finché la farm la rifarò. Ma la Kirfood della Zeus no. Non la voglio rifare. Mi sono veramente molto adagiato. Ho fatto primo gol e ultime parole famose furono. Ragazzi, è troppo semplice. Avete visto? Le cose semplici qua diventano complesse. Raymond vs. Kirkwood. Beh, la Kirfood ha già una storia differente. C'è Knight, c'è i tre dell'Ave Maria, non semplici da, da fermare. Eh, Nevery che comunque importa che mosse ha, si può sapere? Forse sì. Eh, comunque a 46, eh. Oh! Gli attaccanti sono veramente forti. Ma di fatto è forte l'intera squadra. Ok, puntiamo a vincere. <ride> Direi che la premessa è quella. Dunque. Tanto, secondo me la prima azione fa un po' capire come sarà la partita. Bobby, Jim che è ancora rimasto in campo, vabbè, Axel, Jude, ok. La prima azione solitamente a me fa un po' capire, mi dà quella sensazione di comprensione di come si svolgerà il match. Da esso si definisce tutto, più o meno, poi se sono distratto è un'altra questione, però da un primo tiro e da una prima parata potenziale capiamo tante cose, ok. Gol fotocopia più o meno seppur con un pochino più di ansia forse perché mh, vidi il livello della Kirwood e quindi rimasi un pochino più, più ferrato nel dare un commento ma il gol che fece la Kirwood è uguale a quello che fece la Farm quinto minuto con qualche passaggio piuttosto ben calibrato ora il problema di questa squadra sono loro questi tre bastardi perché sono veramente forti per lo meno in termini statistici. Io non ricordo, non so se questo gioco guarda le statistiche. Se le guardasse è la fine. Penso di sì. Penso che 1, 2, 3 si rifanno ad esse. E qua arrivano già in porta. Mi arrivano in porta. Intanto mentre Eric prova a prendere il pallone io devo caricare il DS. Perché ci mancherebbe anche soltanto che il DS si spegne. Con tutto quello che ho fatto. È una partita contro la farm che forse eviterei anche di salvare. Però vabbè. Ironia a parte. Taglio roteante. Minchia! Però la cosa da molto positiva. Io non ho visto. Dovevo vedere anche Thomas e i vari Mardock quanto avessero di PT per le mosse. La cosa positiva è che, in maniera poco furba, a parte che Bobby forse qui passa, grande Bobby, Thomas ha speso un sacco di PT e non ha dato manco mai la palla al compagno. Bene, Bobby. Sam. Nathan. Shadow. Madonna ah, Shadow, come sei scarso. Proviamolo ancora. Taglio roteante. Che passa su Damian. L'importante è non prendere la palla con i tre dei Mardock, perché il rischio che sia alla fine è, è palpabile. Axel da solo. Axel da solo non me l'aspettavo. Stavo già per guardare, infatti, a destra chi passarla. Poi mi sono detto: guardiamo chi ho davanti a me. <ride> non c'è nessuno. Trampolino zoom. Ehm, vediamo un po' Se facessi quello sarebbe male onestamente I portieri come abbiamo visto si attivano con il furore Se non hanno il furore non fanno tecniche Sarà anche forse voluto Perché attivando il furore non solo sono più forti Ma hanno anche le tecniche Sono quasi imbattibili Poi per noi appena attivano il furore alla fine veramente non riusciamo a fare nulla Ma sarà nostra cura Uno fargli levitare Quindi la palla deve rimanere a noi il più possibile Bravo Mac Bravo Max, da quando Thomas ha, ha feilato contro Di Bobby non ha più fatto la tecnica. Bene. Jude. Axel. Vai Jude, ci sei. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Grande. Grande Jude. Beh riproviamolo. C'è sta di prima. Poteva usare il furore, eh? Per fare questo terzo gol. Se io avessi tirato il furore, sicuramente l'avrei fatto. Qua non lo so, dipende da Neville come si gira e. e Com'è in questo momento mentalmente. Se vuole provare a pararlo oppure no. Ci prova. Prova di forza. Oh, se usano le tecniche, riescono, eh? Riescono nel loro intento, cioè quello di parare. Però l'ha utilizzata prima del furore, quindi un attimino diversamente. Eh, a quello della farm eh. vai a casa da solo da solo ragazzi comunque più occasioni ora che prima forse perché sono più concentrato eh. si vede subito quando blast è concentrato oppure disattento ancora tra un po' in azzurra. prima fai gol. ma se ora qui ne attiva la tecnica boh vai buono fare 3 a 0 al primo tempo è sempre ultime parole famose è sempre di buon auspicio non abbassiamo la guardia, bravo Axel. Perché, comunque, possiamo vincere anche 10 a 0. Ma se poi prendiamo un gol alla fine, 10 a 1, il sogno del grado S finisce, si smaterializza. Ma non sarebbe male terminare così. Anzi, se qualcuno vuole fare una tecnica speciale, tipo ora, puoi farla. Moore, vabbè, potevi farla, la te l'avrei perdonata. Qua forse addirittura se io avessi deciso meglio la palla, andando fino al 31esimo e 14, potevo forse tirare ancora una volta. Forse. Non ci ho pensato. Pensavo che la tenda soppasse so una volta e fa. Ok, adesso rimettiamo Kevin.1. Eh, togliamo. Eh, non lo so se Axel mi può ancora servire. Ma sì, se Axel penso che tornando di fuoco lo possa ancora fare. Max, onestamente, preferisco Kevin a te. E al momento ti dico, Talisman non mi dice talmente niente che um, non serve a tenerlo in campo. Ha solo mosse di tiro, quindi messo al campo non mi serve a nulla. Comunque guardate il livello della squadra mia. È decisamente più basso, addirittura Bobby al 29. È riuscito a prendere la palla a 1 e 3 incredibilmente. E ora prepariamoci perché sarà un secondo tempo d'assedio, tenuto conto che adesso c'è la palla Marvin, che è un altro dei 3 che prima non ha giocato, no, quasi mi ha preso il pallone. Avr avranno il furore, lo attiveranno adesso, secondo me. Appena il gioco se lo ricorda. No. Tutti chi mi piace. Bravo Jim. No, io pensavo che non avessi usato la tecnica all'avversario. Invece mi ha fottuto così. Oddio. Oddio. Per un attimo stavo dicendo, ma il furore l'ho utilizzato, io no. Bravo Nathan. Bravo Nathan. Questa è un'ottima mossa, speriamo di non far fallo. Anche perché è un tackle. Furore. Non perdiamo la guardia. Non perdiamo il pallino. Non perdiamo la concentrazione. Jude. Kevin da solo. Ancora Jude. Ma voglio faticare Kevin. Perché comunque. Ha più punti tecnica. Secondo me più forza. E poi Jude ne ha pochi. E eventualmente può ancora servire in futuro. Allora, io ora. Visto che siamo ancora al settimo minuto, evitare il furore. Ma dal prossimo tiro penso che lo metterò. Lo evito perché secondo me con questa mossa tanto non riesco a segnare come primo tentativo. E, e, me, e, e più lo uso in ritardo e più ne ho dopo. Bravo! No! Vabbè però ho il furore, ho il furore, fiu. Vedete perché ho usato Kevin? Perché Kevin potenzialmente se la palla gli fosse risposto... Pinta di nuovo sui piedi L'avrebbe comunque risegnata E Jude è idem a questo punto Beh a questo punto La, la partita l, Lo scontro è, è in pari È in pari È in parità Non è in pari. È in pari Parità Jude contro Neville Eh qua se la lottano eh. Io non so I, i, i... Se la lottano <ride> cioè Ha fatto presina Perché? Perché non lo so Non lo so eh, ecco, Questi sono dei bug Chiamiamoli così Delle cose non programmate Che non dovrebbe mai accadere In questo gioco Qui Kevin la palla l'aveva Proviamo a prenderla No non mi è chiaro eh Però Vabbè Cioè vabbè per modo di dire Allora Axel Oddio, non riesco a prendere il pennino bene. Ok, giù. Axel non è in fuorigioco. Vero! La palla! La palla! La palla. Eh vabbè. Ripeto, vabbè. Per intercalare. Però non andrebbe bene. Eh, ovviamente la palla va di qua. Non ci ho proprio pensato. Male, male. Vedete? Avrei fatto 3 a 0 nel primo tempo. Buon auspicio. Sì, ma se non mi avesse parato quello di prima. È eh, il fallo. Fallo inutile. Evitabilissimo Ma che comunque l'arbitro ha fischiato E non si ci può appellare Fine furore Il che può essermi di aiuto Se riusci a segnare ora cioè, Prendo la palla, involo Axel e tira Giude non ne ha più Kevin ne ha ancora Allora, Axel Giude, non è in fuorigioco Axel Mi auguro la palla La palla Perché? Perché sta in precisione? Di nuovo, secondo passaggio sbagliato. E eh vabbè, ho perso, cioè ho vinto 3 0, magari anche 4, ma non 5. Facciamo una, un attacco totale adesso. O la va o la spacca. Se la va, tiro. Se la spacco, prendo gol, perché sono scopertissimo dietro. Mettiamoli in maniera sensata. Uh, sicuramente non mi serve Jude però perché non ha più nulla Quindi piuttosto Max Che lo cambio velocemente così La palla potrebbe andarmi anche qua dietro eh. Attenzione Teniamo così Jude Nathan eh, Non penso che faccia pallonetto qui eh Ecco guardate Avete visto il pallonetto che non pensavo. <ride> eh, ormai mi conoscete. Sono catastrofico. Ok. Non dico più niente. Ok. Troppo tempo. Cazzo il furello l'ho perso. Merda. Eh, dovevo tirare subito, ma avevo paura di non riuscirci. Era quella la mia paura. E qui devo sperare di fare gol, ok. Non devo sperare altro. Possibile. Oh! Però cazzo al ventisettesimo andate a cagare. Tutti, tutti, eh. Tutti all'ascolto. Andate a cagare. Veloci in bagno. Perché. È una maledizione. Io non sopporto vincere 4-0. Preferisco vincere 3-0. Preferisco vincere 4 a 3. Ma non 4-0, perché vuol dire arrivare a tanto così, a niente, e guarda caso sempre al 27esimo del secondo tempo, o comunque è giù di lì, eh, io se no se ci penso, io ho sprecato un tempo intero, ma l'altro in quel tempo avevano il furore, <ride> hanno preso la palla così, che cosa possiamo fare? Non Possiamo fare niente. Però in virtù di quanto ho visto prima, io a questo punto porto i miei difensori in attacco, perché sono loro che mi possono aiutare davvero. Vediamo cosa accade La palla dove va? Ok va lì Guardate come devo giocare eh, Alziamo tutti Guarda ah, tutti Perché Come prima O la va o la spacca <ride> Chi è rimasto? Vabbè rimane Sam Ma no ma non serve che rimanga Sam Tanto Ormai il tempo è quello che è Però la palla ci andrà a Shadow Che è un po' inutile che ci vada Vediamo Vai Bobby Bene Bobby Bene Bobby, lascia stare qua. Io non so. No! Ok. Io non so chi è che può tirare. Non lo so. Non lo so. Non posso neanche fare di nuovo la mano. Per, pur, purtroppo. Quindi vado a sentimento. Asci no! Come fallo? <ride> Fanculo. Fallo. Eh, eh ragazzi, c'è poco da fare. C'è veramente poco da fare. Mi sono impegnato, eh. Mi sono impegnato. Ma dopo quella parata presina, con io furore e lui pure, ma comunque io furore e io tecnica. Eh, C'è poco da dire, poco da fare ulteriormente. E ne siamo 4 a 0 Mi sono sicuramente più impegnato. In ogni caso, Batter la farm, penso che si batta a occhi chiusi. La Kirkwood, qualche difficoltà? C'è. Cioè, più che altro è il furore. Nel momento in cui viene attivato questo elemento. È finita. Cioè la partita puoi fare ancora un gol. Perché lo attivano sempre da secondo tempo. E ora ultimo match. Che mi aspettavo fosse anche l'ultimo S, ma non sarà così. È la Zeus, Zeus che mi fa parecchio timore. Ecco, se la farm avevo dei relativi timori. La Kirkwood sapevo fosse forte. Il poi tre davanti. E comunque non hanno punto. Ma la paura c'è stata, e quindi, inevitabilmente, la Zeus eh, è forte. Una 2012 1 penso che vada reclutato ogni giocatore della Zeus. Ognuno di essi. Perché è, è meritevole di attenzione. Vabbè, la squadra è quella che tanto all'inizio non mi interessa come sia. Guardiamo il livello. Io ho paura. 50 o di più? 58. 60 Zeus. Cioè, vabbè, Zeus. È il Byron Love. Zio Pera. Eh. Allora, proviamo a vincere. E eh, questo l'obiettivo è cambiato. Paio cioè, che essere impossibile. Abbiamo già visto contro la farm e contro la, la Kirwood. Vediamo subito la prima azione. Max, Axel, Jack, Jim, Bobby. Jim, è un po' lungo il suo passaggio. Axel. Eh, vabbè. Ok. Vabbè. Sì, poi la palla va indietro addirittura. Grande cazzata di Jack. La palla la prendo che non pensavo di prendere. La palla però va anche indietro. Hai visto? Madonna, ragazzi. Questa è la mia foga di schiacciare col pennino. Oh, fair play. Fallo. Non male. Bobby, Eric, Shadow, Kevin, lungolinea. E qualcuno c'è? Bravo, Max. La palla è andata talmente lenta ad arrivare qui di Max. Non so se è voluto. Tornato d'inverso. Non farò mai gol. Ma intanto proviamoci. Diamo dimostrazione alla Zeus che con 30 livelli, anzi 20, facciamo 20 sicuro in meno, siamo comunque all'altezza. 1-0. Buono. Io non so veramente il motivo, ma nel momento in cui si attiva il furore, da così a così, la squadra cambia radicalmente. Ha dell'incredibile questa cosa. Però funziona così. Byron. E questo non mi ricordo come si chiama. Artemis, vero? Non dovrebbe avere mosse difensive. E invece ce l'ha. Sado temporale. Come ce l'hanno quasi tutti, penso. Non la dimenticavo questa bellissima mossa. Io ci provo, ma in realtà è solo una strategia per fargli perdere punti tecnica. Poi se prendessi la palla meglio. Tra l'altro ne, ne, ne perde parecchie, eh. Ne perde 36, mi sembra. Vai dai, perdimi pure questi. Così è l'ultimo che puoi fare. Non lo fai. Bene, bravo Sam. Bravo. Andiamo, Sam. Kevin. Max. La palata arriva, vero Kevin? Bravo. 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 Ho rischiato molto fuori gioco, eh. Allora. Io non so se attivare ora il furore. Oppure no. Cambiamo un po' i programmi. Attiviamolo adesso, se posso. Eccolo. No, ha attivato loro. Oh! Allora... Allora non ha senso che lo attivi, secondo me. Io ho usato R, non si attivava, non so per quale motivo. Perché è come se in log ci fosse che nel gioco l'adulto doveva attivarlo. Però non riusciva a farlo perché... Oddio. Dicevo non riusciva a farlo eh, perché l'avevo attivato io, ma in realtà non l'ho mai attivato. E lui sì, vabbè, cioè c'ero io col pulsante, premevo, ma non sono riuscito per colpa loro che provavano anche loro. Si vede, quindi la contemporaneità. Però questo gol inaspettato, ma veramente ho, ho, ho avuto fortuna. La fortuna che mi è mancata prima l'ho avuta ora, che però servirà poco perché contro la Zeus, adesso il problema è difenderci. Eh, sarà difficile. Sì che abbiamo il furore da attivare volendo. Eh, Fossimo in estremo difficoltà, e loro con questo grande turno temporale, non consumano praticamente nulla. Poi quelli della Zeus hanno un sacco di punti tecnica. Quanto alcuni nostri della Raymond E quindi risulta ancora più difficile. Ne consumano circa 30 con il furore, anzi, 29. Per cui è una mossa che secondo me consuma. O quanto o più. tempo, vai, Jim, che è tua. Jim, è tua. A meno che la ne vuole farne ancora una. Bravo, Jim. Uno di noi, right? Axel, Godonna, ah, la palla, Jack, doveva andare. Quindi non la prenderà mai. Bravo, non lo so perché, ma bravo. Oh! E eh, vabbè. Vabbè. Cioè, la palla era, era mia, sua. Non si capisce più nulla. L'importante è non prendere gol. Questa è la cosa più importante. Io qui ho paura. Minchia, se ho paura. Però tirasse Atena. Sì, che anche con Sanford contro la Royal mi fece gol anche senza tecnica, ma è, è meglio che, che tiri lui piuttosto che Demeter. Ok. Non fare calcio di rigore, Eric. Ma siamo fuori, direi, dall'aria. Non mi dire che rigore, eh. No, comunque. Cioè, è buggato il gioco, eh. Ragazzi, dove cazzo siete tutti? No, ho fatto avanti! Ho fatto avanti! Merda! Vabbè, dai, oh! Mano di luce dovrebbe bastare. Eh, non lo so però. Non lo so. Non lo sono forti col furore. Uh, che culo! Io ho fatto avanti ma non dovevo farlo. Stavo... Col pennino andando in su per guardare i giocatori. Ho lasciato per sbaglio. Ok. 2-0. Non siamo messi male, eh? Perché l'avversario, nel momento in cui la partita ricomincia, non ha più il furore, o anche se ce lo avesse, per poco, eccolo qua, finito. Noi invece sì Il furore lo abbiamo ancora. E abbiamo un tempo intero da dover giocare. Affrondita troppi PT 173, può fare almeno 5 volte nella temporale, forse 5, no, ma 4. Quindi ha voglia di passare il tempo e a passarmi in difesa. Bravo Eric. Non fare fallo però. Jack. Jim. Axel. Eh niente. Io con Axel quindi non riesco a prendere il pallone. Ci posso provare con Jack ma con Axel no. Si vede che non ha attacco. Non lo so. Non ha, non ha la possibilità di prenderlo contro Efessus. Sì, in breve. Axel. Max. Non perdere il pallone. Bravo. Bravo. A Kevin, però, non a Max a Kevin, Madonna. Senti, io lo attiverei ora il furore invece. Tanto siamo al settimo minuto. Anche se lo attivassi al decimo o forse anche al quinto, non cambia nulla, siamo stabbati. Abbiamo il furore con tecnica. L'avversario non ha furore. È in svantaggio elementale, ma è Poseidon E ha tecnica. E noi abbiamo Max. Eh, se sì, vabbè. È bravo, l'ha detta, eh, Avete visto? Com'è facile poi questo gioco. Come ringalluccia di colpo. Dai. Una Pre presa per il culo. Una presa per il culo. Ok, che Max è scarto. La prima volta l'ha fatto. Se senza furore. Ah eh, non ci pigliamo per il culo. Level 5. Perché è facile così, eh. Lui avete sempre furore. Eh, 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 C'è cosa ci sono? Ancora i, i rimasugli del furore. Quindi lo, lo utilizzate, non lo so. Questo cazzo di Efesus ma lotti coglione onestamente, eh. Oh, noi abbiamo il furore. Non, sem non sembra che ci sia. Non sembra che ci sia il furore. È incredibile. Dionysus. E eh, vabbè, non importa. che se Io per un attimo, eh, Ho sperato. Ho avuto, ho avuto. così passione di. Pensare 5-0. Ma è impossibile con questa squadra. Impossibile. Qua è fuorigioco, no. Axel Max. Axel, Max, Axel. Proviamo con Axel. E vabbè, trampolino, anche se non è stab, ma noi abbiamo il furore, cazzo. Abbiamo il furore. L'avversario no. È Poseidon, però. <ride> e Poseidon ne può decidere di parare come no. Decide lui. Se vuole parare, para. Probabilmente para. Barriera gigante è la sua mossa. Con la squadra con 30 o 25 livelli in meno è dannatamente difficile particolare, però, di come noi fuori l'abbiamo totalmente sprecato. Non è servito a nulla, tanto vale. Allora, eh, era utilizzarlo prima, quando forse serviva. Bravo Jack! No, Jack è MVP è eh. veramente MVP. Most Value Player. Il giocatore migliore di queste tre partite è stato Jack, perché ha recuperato palloni in difesa, ma anche a centrocampo. Eh. Bravissimo. Ci proviamo. Così sarebbe il gol dell'argento, dell ma. Finché fa sta cazzo di mossa, Poseidon difficilmente, riusciamo a passargli. Eh, penso che abbiamo avuto molto culo con Max all'inizio. E vabbè, fortuna Al Super con il gol di Axel. Altrimenti, manco quello entrava, assolutamente. No, qui c'ero con Max, c'ero. È fuori gioco? No, non lo è, ma non c'era nessuno pronto, bravo. No, anche Max comunque ha giocato veramente bene. Ha giocato veramente al massimo Le sue potenzialità. Perché se noi facciamo gol adesso, che ce lo meriteremmo E grazie a Max, grazie a questo pallone preso sulla riga che non pensavo ci arrivasse Io ho detto, vabbè la palla la passo di là, se Max ci arriva bene, se no niente Ok, vorrei rivedere il replay Perché se mi mostra anche il passaggio di Kevin a Max e Max a Kevin È la parte più bella del gol, vediamo Guardate dove ha preso la palla! Dove cazzo ha preso la palla? Mamma mia Max. Anche lui ha giocato veramente bene. Poi vabbè, è scarso, eh. E quindi quel che ha fatto l'ha fatto al massimo di potenzialità. Rivediamo. Da no, vabbè, guarda. Guarda, ma la palla sembrava fuori. Non l'avrei mai detto. Lo riguarderei a vita. Guarda, Anche presa il volo Max a quanto pare, quindi immaginatevi Kevin che ha involato non benissimo, ma era l'unico modo per fare il gol come è accaduto. Max che ha dovuto correre, lanciarsi in sforbiciata. Io così me l'immagino sulla linea, recuperare il pallone e non solo recuperarlo, lasciarlo in campo, ma passarlo precisamente a Kevin in mezzo all'area di rigore e farlo segnare. <ride> Una piroetta pazzesca. Possesso parlare della Zeus doppio del nostro? Ma qualche conta è la vittoria. Il risultato. Abbiamo vinto 3-0. Pensavo peggio. Avendo visto Farm e Kirkwood, che a questo punto risultano anche più semplici della Zeus, basta sicuramente allenarsi. Basta concentrarsi di più. Avendo la Zeus, mi dà quello stimolo. Ora, prima di lasciare, intanto prendo i miei scarpini. E poi io non so, vado alla cieca. Provo ad andare all'edificio principale. Perché vorrei capire Dov'è Raymond o Winter sia, non lo so. Con la sua amichevole. E non ne ho idea. Non era quello lì, no? Quello era Firewheel. Quello a fianco al, al magazzino. Non, non l'ho mai fatto. E Io non so neanche quindi. Dove sia? Il, il puntino. Non, non ho idea. Potrei andare a cercare, ma no, non ne ho... No. Vuoi spiegarti cosa c'è l'edificio principale? Beh, forse sì. Allora... Uh, uh, uh. Al secondo piano ci sono la presidenza, la radiofonica e l'ufficio. Beh, forse devo andare lassù. Vediamo. Non lo so, eh. Questa è una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Poi io eh, a volte mi confondo con, eh, con il cronostone su Galaxy che ci sono delle amichevole anche al primo piano. Però Raymond se è qua. Ah no, sì, è lui. Vuoi fare una amichevole con fortissima. Minchia, vabbè, veramente. Ma io pensavo solo all'Ultra Zeus. Ah, donna mia. Ma la Wiki di Azuma Eleven è stata fatta col culo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 amichevoli. Allora, io faccio una cosa, salvo. Perché è doveroso farlo. E guardo soltanto, senza giocare la partita, a che livello è. La squadra della FF regionale A OB che sia. Tanto siamo caricati, sì. Ma per curiosità, eh. Magari è più scarsa. E, e quindi vabbè. No, vabbè, è incredibile sta cosa. Infatti, anche Raymond, io mi aspettavo che dicesse Squadra fortissima. Battiamo l'Ultra Zeus. Ce la fa fare subito. Poi avrei spento comunque. Invece ce ne sono addirittura 18, 17. Minchia. Che poi alla fine non ne sono altro che i giocatori rimescolati del Football Frontier, panchinari o comunque titolari delle varie squadre di quel torneo. Vediamo, solo il livello voglio vedere, poi spengo. Vabbè, noi facciamo ridere, ma siamo comunque dignitosi come avversari. E loro? Beh, se il livello di partenza è 40, immaginiamo che anche soltanto aumentano di 5 livelli da questa a quella successiva. Vuol dire che l'ultima è a livello 70 minimo, 65-70, non male. Io, infatti, mi dicevo: Ma chi gioca in Azuma Level 1 come fa ad allenare i giocatori? Allena solo giocando contro quelle squadre, eh, non finisce più. Poi sono squadre scarse, vabbè, a parte la Zeus, ma bisogna vincere per allenarsi. E invece è possibile, magari, allenarsi anche di più. Non lo so, come punto esperienza, utilizzando queste altre amichevoli. Che per esempio ha in porta, in questo caso, è in campo o panchinari o giocatori sicuramente meno conosciuti. Anche se mi piace molto Mark Gambling, l'artista. Che per me è il capitano è lui, poi non so perché eh, non viene inserito. Cioè, mi pare che sia lui il capitano, ma lo è Willy forse inizialmente. Vabbè, comunque. Ci ho detto, vi ringrazio, vi saluto, spero che questo grande gameplay di circa 40 minuti vi sia piaciuto e... Vi Ripeto: se qualcuno volete farmi una grafica non così tanto innovativa, ma che stemperi un po' da questa grafica ormai vecchia, seppur molto bella ancora per me. Fino a Zoom Eleven 3, benvenga, fatevi sotto. Eh, potrei dedicare automaticamente un video sul 3. Un gameplay solo per la grafica. Poi vediamo cosa fare in futuro. La Zoom Eleven 1. Mh, io mi aspettavo ecco ci fosse l'ultra Zeus e basta così diventa un po' pesante anche perché bisognerebbe farle tutte, sono troppe. Vediamo eventualmente in una live, ma non mi sbilancio. Detto ciò vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!